dei Carabinieri ha commemorato il 202esimo annuale di fondazione con una celebrazione alla quale hanno preso parte le autorità locali e provinciali e che ha visto lo schieramento di un reparto di formazione di militari dell'arma in uniforme storica e ordinaria e la presenza di gonfaloni della provincia di Arezzo e del comune di Arezzo e dei Lapari delle associazioni combattentistiche ed arma. Tempo di celebrazioni ma anche di bilancio, infatti il comandante provinciale di Arezzo ad analizzare l'attività istituzionale dell'arma nella provincia per l'anno appena trascorso. I dati del 2015 sono sostanzialmente positivi, in linea con i dati che vanno su scala nazionale. Abbiamo fatto circa 300 arresti, quasi 4.500 denunce in stato di libertà e abbiamo ricevuto l'88% circa delle denunce presentate a tutte le forze di polizia della provincia. Dei reati in aumento ed alcuni in diminuzione per quanto riguarda il 2015? Ma sostanzialmente la media è quella degli scorsi anni, tendenzialmente addirittura c'è una diminuzione del 12% della delittuosità in generale. È chiaro che i reati predatori, furti e rapine si mantengono sostanzialmente sugli standard degli scorsi anni, tenuto conto che sono la fattispecie più comune che non riguarda solo la nostra provincia. Repressione ma anche prevenzione nell'impegno dell'arma anche attraverso una massiccia campagna di informazione per la sicurezza dei cittadini diretta alla salvaguardia delle fasce più deboli. È una campagna informativa che con il sostegno del prefetto e la collaborazione in concreto della Camera di Commercio abbiamo voluto realizzare per essere più vicini alle fasce più deboli, in particolare alle persone anziane, per dare alcuni suggerimenti e consigli pratici per come proteggersi e come difendersi soprattutto dalla consumazione di furti, rapine e truffe. Questo opuscolo informativo, che è stato stampato in 30.000 copie, è stato distribuito in tutti i comuni, in tutte le frazioni, anche le più remote della provincia, anche con la collaborazione delle parrocchie. Nel corso delle celebrazioni sono state come di consueto consegnate ricompense ed attestazioni di merito ai carabinieri che si sono distinti in attività di servizio.